Venerdì 10 luglio 2020. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di Parole di Management. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Buongiorno PDM. Sono tempi incerti, lo sappiamo, e ieri l'ha ribadito la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha parlato della possibilità di andare incontro a un autunno caldo causato dalla grave crisi economica che sta colpendo imprese, negozi e cittadini. Ci si chiede soprattutto chi paghi questa crisi. Bene, secondo un rapporto della UIL, a causa della pandemia sono state falcidiate dalla cassa integrazione circa 8 milioni di buste paga. Ogni lavoratore ha perso in media 560 euro, scrive la stampa, ma se si prendono in considerazione i 5 milioni di lavoratori che ad aprile e maggio sono finiti in cassa integrazione a 0 ore, la loro perdita quasi raddoppia e tocca i 966 euro. Nei soli mesi di aprile e maggio il monte salari è stato decurtato in totale di 4,8 miliardi di euro. Nel frattempo il testo del decreto rilancio è stato votato in via definitiva dalla Camera ed è atteso al Senato il 14 luglio, martedì prossimo. E il governo, invece, sul fronte caldo autostrade di questi giorni, ha dato ad ASPI un ultimatum per presentare entro il weekend una proposta che contenga la revisione delle tariffe e un cambio di passo su controlli e manutenzioni per evitare la revoca delle concessioni. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore e da altri quotidiani, i Benetton sarebbero disposti a cedere il controllo di autostrade. Sempre su autostrade, in questo momento i quotidiani online italiani stanno aprendo sul fatto che è indagato l'amministratore delegato di ASPI, Roberto Tomasi. È stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Genova sulle barriere antirumore installate lungo la rete autostradale che sarebbero fuori norma. I reati contestati a Tomasi sono attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture e disagi al traffico. Restiamo sul Sole 24 Ore per aprire un'altra pagina legata più alla digitalizzazione. C'è un articolo molto interessante a firma di Valerio De Molli su il fatto che la digitalizzazione del paese passa anche dal co-investimento. La duplicazione della rete è uno spreco di risorse, si legge, è meglio fare come in Spagna e Francia. Il co-investimento è coerente con un quadro regolatorio basato sulla cosiddetta scala degli investimenti, che prevede che gli operatori alternativi possano gradualmente accrescere il proprio livello di competitività sul mercato e così integrandosi gradualmente lungo la filiera. Molti stati europei, dicevamo, tra cui Spagna, Portogallo e Francia, hanno già da tempo utilizzato con successo questo meccanismo. Un coinvestimento abbinato a principi di neutralità tecnologica e al supporto alla crescita delle sottoscrizioni alla banda ultralarga può consentire al paese di recuperare il ritardo accumulato e creare le condizioni infrastrutturali ottimali per attivare i benefici della digitalizzazione. Lo sappiamo, la diffusione di infrastrutture di telecomunicazioni moderne è un tema cruciale per il rilancio economico e sociale del nostro paese, e la banda larga certamente non può essere considerata una commodity semplicemente. Insomma, bisogna investirci, anche perché i recenti dati del settore dicono che l'Italia è addirittura ultima in Europa nel sottoindice relativo al capitale umano, con carenze visibili sia nelle competenze digitali di base che in quelle avanzate. È una situazione che ormai è inaccettabile, possiamo dire, nel 2020, e il ribaltamento di questa classifica deve essere una priorità assoluta per il paese.
agganciandoci a questo tema, andiamo a parlare di smart working, perché appunto la digitalizzazione si lega molto alle nuove modalità di lavoro causate anche dall'emergenza Covid. Molte persone, lo sappiamo ormai, nella nuova normalità lavorano da casa o comunque in smart working. Ecco, parliamo di questo tema nel PDM Talk di oggi, il nostro consueto appuntamento con il nuovo format della casa editrice Este è alle 11:30 appunto sul sito paroledimanagement.it, oltre che sul canale YouTube e Vimeo di Parole di Management. La puntata è visibile senza registrazione. Il tema appunto è una domanda: il lavoro ha ancora un luogo? Il Covid, come dicevamo, ci ha allontanati dai luoghi di lavoro e sono in molti a pensare che non sia più necessario farvi in ritorno. Ma è pensabile che basti qualche mese di pandemia per rivoluzionare il modello economico e sociale che ruota intorno al lavoro? Ci chiediamo. Insomma, passata l'emergenza, è importante avviare una riflessione sulla base di quali elementi dovremmo riprogettare ambienti di lavoro, spazi di vita e anche le nostre città. Lo smart working, per funzionare davvero, dovrebbe essere inserito all'interno di un territorio altrettanto smart, capace di produrre quell'innovazione utile per governare e gestire i grandi cambiamenti che si stanno affacciando. Ecco, ci chiediamo se abbiamo le idee davvero chiare sul futuro che stiamo progettando. Lo faremo con diversi ospiti, che sono Alessandra Benevolo, HR Director di Ipsen, Michele Dalmazzoni di Cisco, Felice De Toni, professore ordinario dell'Università degli Studi di Unie, e Roberto Masiero, professore dell'Università di Venezia. Sempre in tema di digitalizzazione, è interessante la notizia che arriva da Google, che investirà $900 milioni in 5 anni nel nostro paese per il progetto Italia in Digitale, indirizzato alle piccole e medie imprese. Invece, TIM ha escluso la cinese Huawei dall'elenco dei potenziali fornitori per la gara della rete 5G sia nel nostro paese che in Brasile. Sappiamo che c'è una questione, uno scontro internazionale che parte dalla Casa Bianca contro la cinese Huawei, e anche la Gran Bretagna ieri ha chiuso le porte all'azienda. Nel frattempo, invece, su un altro fronte, l'ENAC ha ufficializzato la riapertura dell'aeroporto di Milano Linate da lunedì 13 luglio, con 5 partenze e altrettanti arrivi ogni ora. Alitalia tornerà a volare dal 24 luglio. Infine, apriamo il capitolo Covid. È sempre giusto appunto dare gli aggiornamenti, almeno fino a quando non sarà davvero finita l'emergenza. Al momento non lo è, infatti il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia ai cittadini che provengono da 13 paesi considerati a rischio. Che sono in questa lista, ci sono per esempio Brasile, Cile, Perù, Bahrain, Kuwait, Bangladesh, Bosnia e Armenia. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa, ha deciso di prolungare lo stato di emergenza legato alla pandemia fino al 31 dicembre. D'altronde, la pandemia sta ancora accelerando in altri paesi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS. Dopo le dure critiche da parte degli Stati Uniti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito un panel indipendente che dovrà valutare la risposta messa in campo contro il Covid. Intanto nel mondo i contagi hanno raggiunto quota 12,1 milioni con oltre 550.000 vittime. In particolare negli Stati Uniti i casi sono schizzati dopo le riaperture. Il bollettino italiano: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 229 nuovi casi, di cui più della metà in Lombardia, bisogna sottolineare, mentre i decessi sono stati 12. A Roma Termini è stato fermato un uomo originario del Bangladesh che, nonostante l'isolamento fiduciario e i sintomi da Covid, si era spostato in Emilia-Romagna prima di tornare nella capitale.
Infine, sul fronte europeo, dopo la partecipazione di questa mattina alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose a Venezia, il Premier Giuseppe Conte farà visita in Olanda al collega Mark Rutte, che fa parte di uno di quei paesi cosiddetti frugali, cioè quegli stati che hanno posizioni più rigide sul Recovery Fund. Conte ha annunciato che chiederà una risposta tempestiva e intanto Rutte però ha ribadito di voler spingere per un uso moderato delle risorse, vincolato comunque ai piani di riforma. Oggi intanto è atteso l'annuncio da parte del Consiglio europeo della proposta sul Recovery Fund del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in vista del summit del 17 e 18 luglio. Il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Buon weekend!